Buongiorno a tutti, per questa nuova puntata di 30 minuti A sarò in presenza del sindaco e del vice sindaco Francesco Leoni e Guido Iani. Buongiorno sindaco, come sta? Buongiorno, bene, grazie. Sono Francesco Leoni, sindaco dal 2014, età 70, pensionato, quindi dedico le mie mattinate al comune. Beh, diciamo che è un paese, un comune di 2000 abitanti che si sviluppa sostanzialmente verso la strada statale 78, quindi con diciamo, un forte flusso di traffico, soprattutto nel periodo estivo, e con tutte le, tra virgolette, le criticità e le opportunità che questo comporta, perché naturalmente i locali lavorano molto, anche se bisogna pure, cerchiamo di tenere il traffico sotto controllo con dei limitatori di velocità, eccetera, quindi per dare maggiore sicurezza poi ai nostri concittadini. Mi dica tre validi motivi per visitare la società. Il nostro paese, diciamo il nostro comune, oltre al capoluogo che pure offre degli spunti anche artistici importanti, ma si sviluppa anche su territori che arrivano fino a 1000 metri. Abbiamo frazioni molto, molto belle dal punto di vista panoramico, tipo ecco, Scalelle, Pastina, Mestia, Orcella, che è una frazione che sta più verso l'Acqua Sant'Anna, comunque territorio di Rocca Bruglione, che è un borgo bellissimo, per cui ecco, insomma, oltre a quello che è il centro, che è questo, dove risiede forse già l'80% della popolazione, però abbiamo anche tantissime frazioni, molte delle quali sicuramente di interesse turistico. Questo è un comune che 70 anni fa aveva più di 4.000 abitanti, adesso ne ha 2.000, quindi un po' come tutti i comuni della montagna, diciamo dell'entroterra, è in fase proprio di un calo demografico importante, anche se in questi ultimi tempi stiamo cercando un pochettino di arginarlo. Anche il terremoto ha avuto un ruolo che ne ha accelerato un po' questo fatto, però cerchiamo di difenderci e di tenere duro. Per quale aspetto della società va personalmente fermo? Ripeto, cerchiamo di dare al massimo i servizi, tra cui per esempio abbiamo l'asilo nido, che non è facile purtroppo con le attuali situazioni economiche degli enti, non è facile tenere aperto, però abbiamo un nido che può ospitare 18 bambini, quest'anno siamo a 17, quindi praticamente pieno, raccogliamo presenze dei comuni anche vicini, Pinerotta, Montegallo e Palmiano, e con grande sacrificio cerchiamo di tenerlo aperto. Abbiamo le scuole fino alla secondaria, quindi fino alle medie, che ospitano dal nido alle medie circa 180 bambini, quindi è ancora abbastanza vivace. Abbiamo reso adeguate dal punto di vista sismico due dei tre edifici, il terzo ricominciano i lavori lunedì prossimo, quindi diciamo che per ottobre dovrebbe essere adeguato dal punto di vista sismico anche l'edificio delle medie, quindi ecco, aver mantenuto le medie. Abbiamo lo sportello bancario, abbiamo lo sportello dell'ufficio postale, abbiamo diversi ristoranti e numerosi B&B, un supermercato, quindi diciamo che c'è tutto quello che serve alla comunità per
star bene, ecco, e avere pure un ambiente piuttosto sano, a due passi da Ascoli, perché siamo a 10 minuti dalla città. Beh, diciamo, come ha detto il sindaco, diciamo, noi siamo un territorio, come era che penso, vuol dire che è come se fosse una sorta di unione di frazioni, perché c'è il capoluogo dove vive la maggior parte delle famiglie, ma il nostro territorio è molto vasto e quindi cerchiamo di valorizzare al massimo, come dire, le singole frazioni. La caratteristica forse di cui si fa fiere è che abbiamo delle frazioni anche molto diverse, a diversi livelli di attività, con delle caratteristiche costruttive, architettoniche anche diverse. Diciamo che la nostra punto di forza, soprattutto nel territorio, è quello della sentieristica, perché abbiamo, diciamo, recuperato, stiamo continuando a recuperare diversi sentieri che erano strade che venivano molto più frequentate anche per uso agricolo, diventando, come dire, una rete viaria importante per l'escursionismo, per il turismo. Questo prima, diciamo, dell'amministrazione era un po' più. Stiamo un po' a decollare adesso, diciamo, anche grazie alla collaborazione di associazioni, di persone che sono nel territorio, si sta valorizzando, diciamo, il più possibile. Quindi, diciamo, questa è una delle cose di cui sinceramente sono più fiero, perché comunque diciamo che è un percorso ancora da implementare, ma comunque è stato ben avviato e comunque il territorio comincia ad avere l'attrattiva che merita. Sindaco. Beh, noi, come progetti che stiamo portando avanti, c'è, diciamo, progetti che noi tengo molto di più, è quello del poliambulatorio, insomma, che teniamo tutti con l'amministrazione. Cosa secondo noi molto bella di questo periodo, diciamo, amministrativo di questi anni è stato il rifacimento di tutto l'aspetto estetico, ma non solo estetico, della via guida, dei marciapiedi, che diciamo, prima erano in condizioni, che adesso diciamo stiamo ultimando quasi tutto il territorio del capoluogo, perché a volte proprio anche nel paese, diciamo, a questa statale mancava un po' di attrattiva. Oggi diciamo che il territorio è molto più vivibile, sia perché abbiamo cercato di risolvere in qualche modo il problema legato al traffico senza fermarlo, perché per il nostro territorio comunque sia, per le attività commerciali è un volano importante, insomma, diciamo, un'opportunità di crescita commerciale. Tu bene, sindaco, le attività lavorano sulla strada, però ovviamente attraverso i marciapiedi, attraverso delle opere nel capoluogo siamo riusciti, insomma, che stiamo completando, siamo riusciti comunque a diciamo, a presentare, lasceremo comunque ai nostri cittadini un territorio, un capoluogo molto più, diciamo, a misura d'uomo, anche per i pedoni, anche per le famiglie, quindi è tutto molto più semplice. Adesso sono dei lavori che stiamo ultimando, l'ambulatore dell'ex asilo, che prenderà tra poco in via in modo serio i lavori, che stanno in modo serio i lavori tra poco, in modo un po' più concreto, e poi tutti i marciapiedi, questo insomma è il capoluogo, nelle frazioni, sta lavorando moltissimo sulla viabilità, su Meschi abbiamo molti fidanzamenti, quindi è un territorio in cui dobbiamo stare molto attenti a tenere l'equilibrio, come dire, l'attenzione al capoluogo, i servizi e arginare lo spopolamento e comunque sia da rendere più attrattive sempre di più le frazioni, perché questo avvantaggia, diciamo, come dire, il turismo, avvantaggia la possibilità che tornino le persone e quindi diciamo che tutto questo è un equilibrio, insomma, tra capoluogo e frazioni. Mande risposte. Domanda abbastanza difficile. Sono in città, ecco. Una domanda che mi piacerebbe fosse posta di volta è quella un po' sulla valorizzazione delle risorse, diciamo, idriche del territorio, sulle risorse pluviali. Noi abbiamo lavorato molto sul progetto delle spiagge pluviali. Diciamo, ovviamente, come dire, ci sono state alcune situazioni che hanno aumentato i costi delle lavorazioni, quindi tutto quello che era nella nostra mente, insomma, si è riuscito, si riesce a realizzare, però comunque sempre abbiamo avviato pure lì un percorso importante,
rivalorizzazione delle spiagge fluviali ed è partito un po' da noi, in quanto capofila del progetto qui di Montagne del Piceno. Quindi, almeno come idea, come indirizzo, è stata l'occasione andare questa via di rivalorizzazione del fiume e tutte le aree circostanti anche a livello di attività, di recupero, di attrattiva turistica, nuova attrattiva turistica, per evitare che insomma le persone, oltre al mare, diciamo, abbiano anche nella montagna, che non hanno soltanto, diciamo, il prodotto tipico, ma c'è anche la possibilità di vivere il territorio in modo diverso. Secondo Quello che ha detto il vice sindaco, naturalmente uno può implementarlo perché lui giustamente ha parlato di viabilità anche delle frazioni, perché noi abbiamo frazioni a 17-18 km, dicevo prima Forcella è a 20 km da noi, quindi stiamo investendo molto sulla viabilità che collega il capoluogo alle frazioni. Abbiamo recentemente appaltato più di 5 milioni di lavori ex ANAS per sistemare le strade delle frazioni, altri ne farà l'ANAS, ci hanno assicurato entro l'anno, ha detto Andy, quindi anche perché abbiamo poi sul territorio un territorio molto vocato per esempio al tartufo, quindi una delle particolarità che dal punto di vista agricolo, chiamiamolo agroforestale, più che agricolo, perché è vero che oramai il tartufo viene coltivato in moltissimi casi. Però il territorio è vocato a questo, quindi ecco, cerchiamo di sviluppare l'attività connessa appunto al tartufo, alla castagna, perché abbiamo anche diversi castagneti, e quello di adeguare la viabilità poi a quello che sono le esigenze del territorio, perché se noi per andare a una frazione a 20 km non si riesce ad andarci perché la strada è impercorribile, è chiaro che quel territorio alla fine va in decadenza, quindi Grazie. ecco, ci stiamo cercando in tutti i modi. E uno delle, credo, degli argomenti più interessanti è che abbiamo ottenuto dall'ANAS l'ammodernamento della strada statale 78, che appunto passa qui dentro al paese e si innesta fino alla Salaria, quindi proveniente da Caldarola dovrebbe arrivare fino a il comune di Ascoli, diciamo all'incrocio con la Salaria qui a Mozzano, quindi questa è un'opera che probabilmente se ne vedrà la realizzazione nei prossimi anni, ma che comunque è già stata accettata da parte della struttura commissariale, dall'ANAS e dal Ministero delle Infrastrutture, per cui è solo una questione di tempo, ma si realizzerà. Quindi questo credo sia una delle cose di maggior rilievo, perché migliorerà senza dubbio il collegamento con la città. Questi 6 km che dalla Salaria arrivano, ci portano qui, come viabilità non è il massimo, è una strada che scorre abbastanza, ma se si riesce a migliorarla sicuramente è meglio. Abbiamo ottenuto, come dicevo, l'assenso da parte sia del commissario, del ministero e della struttura dell'ANAS, quindi dovrebbe essere nei prossimi anni, come dire, l'opera principale che si andrà a realizzare. Prego, grazie a voi, buon lavoro. Grazie.